Siamo con Gianfranco Parlani, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Febal. Buongiorno, dottor Parlani. Buongiorno. Allora, come va questa Eurocucina 2008? Ma, diciamo, l'inizio è stato, l'impatto è stato positivo. Ieri tanta gente, oggi c'è un po' più di calma. Per quello che riguarda questa la fiera, per quello che riguarda il 2008 in generale, credo che alla luce anche di alcuni eventi di questi giorni, i primi mesi un po' di decisione del mercato italiano, ma collegato poi a una contingenza internazionale abbastanza difficile, si stia superando. Siamo d'altronde noi molto fiduciosi perché crediamo di aver seminato bene. Infatti qua a Eurocucina abbiamo presentato nuovi modelli come Febal, sia nel settore, diciamo, alto del mercato di Febal. Abbiamo avuto l'occasione di presentare una linea di cucina che allarga, amplia la fascia di mercato di Febal verso il basso, fermo restando il settore sempre medio-medio-alto. Il Febal Light l'abbiamo presentato in un negozio qua di Milano, di nostra proprietà, un evento fuori fiera. Abbiamo come Rossana presentato altrettanto dei nuovi modelli, e anche qui, pur rimanendo la collocazione di Rossana nel vertice del mercato, abbiamo voluto anche qui allargare e ampliare la gamma, e crediamo che tutto questo, che figlio del lavoro fatto in questi mesi, ci sta dando già dei riscontri positivi qua delle persone che hanno avuto modo di vedere questi prodotti, e diciamo, credo che appunto, pur in un contesto abbastanza complicato, farà avere ai due marchi che ho l'onore di amministrare, Febal e Rossana, grosse soddisfazioni. Direi che il gruppo Febal è più che mai nel radar di tutte le marche concorrenti e anche del pubblico quest'anno, con questo ampliamento della gamma e questo splendido stand che avete fatto. Ma diciamo che io sono l'amministratore delegato del gruppo da un anno, conosco la tradizione, so che le fiere sono sempre state occasioni da parte di Febal, del gruppo Febal, per distinguersi in termini di perlomeno hanno sempre fatto delle cose che sono state veramente apprezzate, perché si è sempre puntato a stand di qualità, prodotti innovativi, eccetera. E l'interesse che, diciamo, c'è attorno a Febal, in questa ripartenza, che io così l'ho chiamata, dopo 50 anni di storia, c'è un momento in cui è importante fare dei cambiamenti, e la mia presenza, io in passato sono stato amministratore delegato di aziende importanti, anche se in altri settori, eccetera, comportano proprio questo, la volontà da parte di Febal di avere tutta l'organizzazione, i servizi e quindi tutti gli strumenti per appunto fare altri 50 anni di successo. Con questo augurio ringraziamo e salutiamo Gianfranco Parlani. Grazie a voi.